Hola chicos, che onda? Oggi vi porterò al Monkey Park di Tenerife con me, ma prima facciamo un passo indietro. Giornissimo caffè, da sta faccia proprio come ne sono fatta la mia solita tisanina mentre piatto, mi sono allenata, insomma ho fatto le mie cosette. Poi finalmente è arrivato il momento della prima cosa che aspettavamo di più da questa giornata. Ma non è il nostro motorino. Volevamo fare diverso, invece di piazzare la macchina siamo presi il motorino. Anita oltretutto ha guidato metà volta nella sua vita, ma è tutto sotto controllo, ve lo giuro. Inizio dopo oltretutto ce l'hanno portato pure sotto casa. Ma che donna in carriera. Tipo ci ha spiegato due cosette e poi ci ha lasciato al nostro istinto. Siamo ad un attimo, mi pare la fila dei fiori con sto vestito, cappuccino e si va al Monkey Park. Sei pronta? Ho un po' di paura. Primo step, prendere il casco. Come si prende il casco, Anita? Tipo mi ha parlato però che io mi ero svegliata da 10 minuti, io non mi ricordo in casa. Dopo un parto cesareo, un parto naturale, siamo riusciti finalmente a prendere il casco. Il mio cervello mi ha detto, Jasmine, lo sai che quando ti leverai sto casco sembrerai uno scolapasta, vabbè, mo me si brucia il culo a me però quando mi siedo. Vai, piano, piano, piano. Devo dire che ci sono stati molti attimi di terrore, vali sfiorati, macchine sfiorate, specchietti sfiorati, però tutto a posto. Ho constatato che Anita ha dei problemi motori col cavalletto, quindi è arrivata al Monkey Park e non riuscivamo a metterlo. Dai. Grazie. In due non riuscì a mettere in cavalletta, è grave ragazzi. Mentre siamo entrate io ho preso anche il cibo, ovviamente era dagli animaletti. La mia prima volta qui Manita era già stata a Tenerife e non era venuta al Monkey Park, quindi ovviamente l'ho portato e sono tornata con molto piacere. La parte diciamo dedicata ai porcellini d'India che vi giuro sono un botto. Lui però comunque un po' d'ansietta me la mette, capito? Cioè sta là però l'ansia me la metto lo stesso. Fatidico un momento dove la scimmietta sale sul braccio, la testa, insomma dappertutto. Dove gli piace dura due secondi però ne vale la pena. Continuando a camminare abbiamo assistito a questa faida tra scimmie, perché questa scimmia che vi sto zoomando aveva rubato le banane a tutti. Mi sento tipo dentro al grande fratello dei scimmie. Ma vedete questa scimmia che è grande quanto la mano mia? Non ho mai visto una scimmia così piccola. Però oggi direi pure basta, mi sono divertita, sono felice di esserci tornata, viva le scimmie, ciao!